tanto l'iniziativa della Pro Settimo che prova a distendersi sulla sinistra. La conclusione sopra la traversa ci ha provato il numero 11, Taraschi. Lanzalacco può prendere campo. Se c'entra ancora Lanzalacco, poi l'apertura verso Cocco, posizione regolare, il tocco dentro e c'è il vantaggio dell'oltre Pavoghera. Il vantaggio di Colombi al minuto sesto. Cocco per Colombi che non sbaglia. Pallone morbido, prova a arrivare di Leo, allontana la difesa. Poi Alitrez ripropone, fuori gioco. Ha messo dentro Di Placido sulla torre di Poesio. Parte Alitrez, palla interessante dentro l'area, il colpo di testa a lato. Un po' fortunato qui Marangone. Poi Fiolo. E qui allargato, però attenzione Fiolo. Rosso diretto per Fiolo. Pro Settimo in 10. Ha sbracciato Fiolo, ha colpito Alitrez. Pum, manata. Alitrez, espulso Fiolo. Dentro Lanzalacco. Zona tiro, lo prova Lanzalacco con la mano, Claudio Pucci devia in angolo. Calcio di punizione da 30 metri per gli ospiti. Prova Taraschi, alto. Lanzalacco verso Buglio, in zona tiro, lo prova Buglio, respinge Claudio Pucci. Trova Poesio, ancora Cocco, buona combinazione, Cocco si è centrato, prova a cambiare ritmo lui dentro per Poesio, la grande occasione, Poesio allo scavetto e devia sulla traversa, Orofino si salva la Pro Settimo. Orofino ha preso la traversa. Sì, sedicesimo. Stava entrando. Di Placido riparte. La Cizza, l'erroraccio, attenzione, la conclusione, ci arriva Cizza, ci ha provato Procaccio, erroraccio. Bernazzani a cercare Poesio, il velo, la palla che filtra, Colombi non riesce a controllarla, poi se la allunga all'Asia, subentra Alitrez, può puntare la porta Alitrez, il sinistro di Alitrez, il raddoppio dell'oltre Pavoghera con Cristian Alitrez al 22esimo. Conclusione proprio all'angolino dove Gaudio Pucci non può arrivare. Quella appoggia. Poesio prova ad andare via, c'è un fallo, i suoi danni, l'arbitro non interviene, rimessa per la Pro Settimo, sembrava netto il fallo su Poesio. Attenzione, Bernazzani già ammonito, ristabilisce la parità numerica, direttore di gara espulso Bernazzani, in ritardo. Dragoni, tocco per lui, Dragoni si accentra in zona tiro, Dragoni col destro, la parata e poi fuori gioco sul tiro di Dragoni, fuori gioco. Poreggia saggiamente Di Leo, ancora sul perimetro dell'area del rigore, la Pro Settimo, Procaccio dentro, traversa di Fumana, traversa di Fumana. Palla che spiove, centro area, Di Leo va giù, pallone che resta lì, calcio di rigore. Ma no! A terra Procaccio, calcio di rigore. Arbitro controlla che nessuno entri in porta, arriva il fischio, parte Niada, la conclusione, la rete, 2-1 della Pro Settimo e arriva anche il fischio di chiusura della partita, vince l'oltre Pavoghera 2-1 sulla Pro Settimo.